Ve l'avevo già lasciato in un altro video, però avete visto che ho anch'io finalmente un intro. È una roba provvisoria, nel senso che l'ho creato io, non è il massimo dell'emozione, però finché mi piacerà quel tipo di musica di cui vi lascio l'autrice, gli autori qui sotto e anche il titolo della canzone, così potete sentirla su YouTube e vedervi tutto il video, che è molto paganello e molto carino. Niente, per ora diciamo che questo sarà il mio intro. L'argomento di cui parlerò oggi è l'Edge Crossing Rituale. So che è un argomento un po' particolare e forse un po' avanzato. Avanzati, e tanti di voi mi hanno chiesto di fare qualcosa più inerente magari alle basi della Wicca, piuttosto che una serie di domande che capita che mi fate, che a volte non hanno tanta correlazione tra di loro. Preferisco parlare di cose un po' più specifiche e particolari, perché comunque riguardo le basi della Wicca, piuttosto che i Pantheon, oppure il creare il cerchio, altre cose, insomma, ci sono una miriade di libri che potete leggere che spiegano sicuramente meglio di un video che dura dai 10 ai 20 minuti. E soprattutto il mio forum è stato fatto soprattutto per aiutare e dare le basi ai neofiti. C'è una sezione che ha proprio delle, diciamo, sottospecie di lezioni condotte da me, quindi comunque in parte il mio punto di vista. Ho cercato di essere più, come si può dire, più ampia possibile rispetto alla tradizione, però sicuramente le ho scritte, e comunque la mia tradizione arriva dalla Wicca, quindi diciamo che gran parte del succo è legato appunto a questa tradizione. Però insomma, leggetevi quelle lezioni se avete voglia, iscrivetevi al forum se avete domande, e lì sarò felice di rispondervi sia io che tutti gli altri utenti, che saluto. Ciao ragazzi! Abbiamo detto quindi che l'argomento di oggi è l'Edge Crossing Rituale. Magari molti di voi non sanno cosa significhi, ma si tratta nient'altro dello stato alterato di coscienza necessario per fare delle meditazioni o comunque delle cose un po' più impegnative come i viaggi sciamanici. In sostanza si potrebbe anche parlare di trance rituale. Questo sicuramente è un argomento che non tanto comunemente è facile trovare in giro, o di cui magari libri base a cui ci si approccia all'inizio non ne fanno menzione. Io ho trovato questo articolo che vi andrò a raccontare sul sito di witchofforestgroove.com, dove potrete leggerlo in lingua originale ovviamente. Ve l'ho più o meno un po' tradotto per potervelo raccontare, soprattutto se avete problemi con la lingua come me. L'edge crossing è sia una tecnica, ma anche un vero e proprio rituale. E la parola edge crossing la chiamo così, chiamo questa tecnica in questo modo perché in realtà non ho nessuna parola in italiano che sia renda in realtà lo stesso significato. Diciamo che è quello di andare in altri mondi, e sia una tecnica che un vero e proprio rituale. Questo rituale solitamente viene fatto da una persona o due persone, però in realtà possono essere anche un gruppo di persone, nel senso che se c'è una persona che vi guida, una registrazione o uno strumento che suona, che vedremo più avanti, ci possono anche essere una serie di più persone che vanno ad approcciarsi a, diciamo, la meditazione. Io mi aiuto leggendo un po' dal computer per essere sintetica e dirvi più o meno tutto. Ovviamente esistono diverse tecniche per poter effettuare l'end crossing, e la cosa importante è trovare la propria tecnica. Io personalmente, per quanta stima voi abbiate in me, ho delle difficoltà sia nella meditazione che nel poter fare regressioni o viaggi sciamanici e quant'altro. Diciamo che sono abbastanza chiusa mentalmente, che il mio metodo prediletto dovrei ancora trovarlo. Come dicevo, appunto, ci sono diverse tecniche e una sola non funziona per tutti, quindi starà a voi sperimentare diverse tecniche per poter trovare quella più adatta.
spieghiamo il termine edge crossing. È un termine abbastanza moderno, usato appunto tra le streghe americane piuttosto che inglesi. Però la parola deriva dal termine germanico Edgessa. Non so se si dica così, perché io il tedesco non lo so assolutamente. E letteralmente significa strega siepe. Infatti, Edge vuol dire appunto siepe. Nella comunità sciamanica e per tutti coloro che seguono tradizioni sciamaniche, non è altro che il famoso viaggio sciamanico, appunto. Questo non vuol dire che significhi letteralmente dover uscire dal proprio corpo, può essere anche soltanto un viaggio interiore di introspezione senza abbandonare il corpo in astrale o cose simili. Non è altro che appunto lo stato alterato di coscienza che ci fa di solito cadere in quella che comunemente si chiama trance. In questo stato le persone possono vedere, ascoltare, interagire con degli spiriti animali, familiari, piuttosto che altri, ricevere visioni e avere comunque dei messaggi, come per esempio anche un lavoro con le divinità. Oppure avere eseguire delle sottospecie di divinazioni come se fossimo dei veggenti o ricevere risposte da vari oracoli, insomma, e anche vedere magari determinate situazioni che nella vita reale, insomma, non è possibile vedere. Per poter procedere nel rituale è necessario capire qual è la tecnica per voi più adatta. Chiameremo la tecnica simolo perché in realtà ci deve essere qualcosa che fa scattare lo stato alterato di coscienza e quindi vi faccia entrare in trance. Diciamo che lo simolo funge proprio come allarme per il vostro corpo che si deve preparare appunto all'entrata in altri mondi o comunque a uno stato alterato di coscienza che vi possa permettere tutto quello che concerne appunto al viaggio sciamanico e all'end crossing. In questo modo appunto non solo il corpo si prepara a questo rituale, ma anche il vostro spirito e soprattutto la vostra mente, che dovrebbe chiudersi da tutto quello che vi circonda e concentrarsi appunto su questo rituale. Uno degli stimoli che maggiormente viene proposto e favorito è il suono di un tamburo con un certo tipo di ritmo e spesso anche con delle cantilene che possono essere magari di derivazione indiana piuttosto che in altre cose. Il tamburo ci rimanda proprio un po' all'immagine dello sciamano indiano, pelle rossa, indiano d'America, insomma, però non è uno strumento assolutamente utilizzato solo in questo tipo di cultura, ma insomma in tutte le culture che hanno praticato e praticano lo sciamanesimo, giustamente. Come appunto possiamo fare come esempio sia i Celti che. Oltre al tamburo sono usati anche moltissimo i sonagli e il sistro. Il sistro è uno strumento un po' particolare che comunque richiama sempre un po' il suono dei sonagli. Se voi pensate a questi strumenti, sicuramente vi vengono in mente altri tipi di culture, un po' come quella africana, dove appunto questi strumenti si usano sempre per lo stesso medesimo motivo. L'importante appunto è tenere un ritmo di questi strumenti che vi conduca a questo. È stato scientificamente provato che il suono ripetuto del tamburo alteri comunque lo stato di coscienza, però allo stesso tempo questo non è diciamo una tecnica, uno stimolo adatto a tutti, perché molti trovano il suono del tamburo o comunque di un altro strumento li distrae dal concentrarsi su quello che devono fare. O piuttosto il doverselo suonare da solo in uno strumento spesso va a inficiare, diciamo, un po' tutta la concentrazione necessaria per arrivare a uno stato alterato di coscienza. Un'altra tecnica che però non mi sento di consigliare e non consiglio assolutamente è quello, diciamo, dell'uso di. Lei, la ragazza che ha scritto questo articolo, li chiama enterogen, che non sono altro che sostanze che servono per alterare lo stato di coscienza, quindi delle sottospecie di droghe. Effettivamente è una cosa assolutamente sconsigliata un po' perché comunque come diciamo pagana sono contro l'utilizzo di droghe, non credo che siano necessario che siano il metodo giusto per arrivare a questi stati alterati di coscienza. E poi anch'essa dice proprio il fatto che spesso l'uso di questi
di queste sostanze può dare sì allucinazioni, ma in realtà non farvi fare niente che sia un vero e proprio viaggio, quindi avrete sempre una difficoltà nel riuscire a capire se sono state appunto allucinazioni o se avete visto in realtà quello che vi si è presentato davvero. Se volete provare, diciamo, delle sostanze del genere, un argomento un po' delicato che volevo anche saltare, ma mi sembra comunque giusto riferirmi a questo, soprattutto se questo tipo di cose fanno parte della vostra tradizione. È risaputo che in antichità le streghe erano grandi, come si dice, usavano tanto pomate, unguenti e miscugli di erbe per provocare la visione, per volare al famoso sabba. Per fortuna queste ricette, diciamo, non sono così facili da risalire, ed è anche noto che moltissimi sciamani, quelli veri e propri, utilizzano delle sostanze allucinogene per i loro viaggi. Comunque, potete considerare già eteogen dell'assenzio piuttosto che delle erbe che servono per calmare, per rilassarvi. Qua, per esempio, lei dice anche l'alcol oppure il tabacco, soprattutto se siete una persona che non fuma sigarette, insomma, magari fumare del tabacco, insomma, dà anche una leggera botta iniziale. Comunque sia, io sconsiglio l'utilizzo di queste sostanze, diciamo che mi pongo anche contro l'utilizzo di queste sostanze, non credo che ne abbiate assolutamente bisogno. Oltretutto vi prego di non usarle perché in realtà alcune possono rivelarsi davvero pericolose. Io non voglio fare il genitore, niente del genere, però lasciate perdere questa parte del discorso. Altri possono invece usare come stimolo della trance statica. Le tecniche di trance statica possono essere dalla respirazione a un canto ripetuto, magari in rima, l'indossare un costume rituale oppure la danza statica, che è uno sicuramente dei metodi che vorrò provare perché magari mi sbloccherà un po'. E questo metodo, le tecniche di trance statica, sono quelle che dovreste usare maggiormente se siete una persona bloccata come me, quindi insomma, sono quelle che magari è meglio che proviate. E oltre alla danza, alla respirazione, i canti, eccetera, c'è anche il potersi mettere in determinate condizioni che vi aiutino. Era arrivato un messaggio. Comunque, per esempio, l'oscurità di una camera, una stanza senza finestre, che insomma mi sembra un po' improbabile perché forse dovreste andare in cantina o nello sgabuzzino, oppure comunque una stanza buia con magari delle determinate essenze che vengono bruciate, oppure anche semplicemente un incenso che vi piaccia. Della luce soffusa piuttosto che una caverna, forse l'ho anche già detto, comunque, eccetera. Come abbiamo detto, queste sono le tecniche favorite per chi ha dei blocchi mentali. Sicuramente una buona, diciamo, tecnica è quella, soprattutto se siete da soli e non avete un compagno che vi possa guidare, è quella di aiutarvi con una registrazione. Quindi, anche se diciamo che, per esempio, nel caso dell'utilizzo del tamburo, la registrazione del suono del tamburo non è in realtà uguale a come sentire suonare un tamburo dal vivo, perché il tamburo col suono che ha emette proprio delle vibrazioni che entrano un po' in simbiosi con il proprio corpo, insomma, lo sentite un po' dentro che si mischia un po' col battito del vostro cuore, cosa che purtroppo effettivamente per esperienza personale dico che non succede con le registrazioni di tamburi sciamanici piuttosto che altre. Comunque, meglio di niente, sicuramente se è una cosa che vi piace, che vi concentra, ne esistono diversi tipi e potete benissimo trovarle. Oppure potete registrarvi, come io ho fatto per voi, una meditazione guidata. E questo vi serve un po' sia come traccia da seguire, soprattutto se siete magari una persona che si distrae facilmente, sia come, diciamo, sveglia per poter tornare nella realtà.